Conosciamo davvero tutti i vermi che si vendono per andare a pesca? Oggi in questo video vi parlerò di tutti i vermi in commercio, dal semplice coreano al bibbi ai vermi giganteschi, come il verme di Rimini. Per realizzare questo video sono andato a Lecce, nel negozio più fornito del Salento, e qui insieme a Alessio vi spiegherò la funzione e l'innesco di tutti i vermi. Come vedete qui davanti ci sono un po' tutti i vermi, purtroppo manca solamente la tremolina che non è semplice trovare tutti i giorni. E abbiamo dal semplice coreano fino al gigantesco verme di Rimini. Cominciamo a parlare del coreano, l'esca più semplice che possiamo trovare in commercio e anche quella più economica, che viene venduta in vaschette piccoline, e c'è il coreano come vedete che si trova nelle alghe, a quello in vaschette più grandi. Qui ci sono circa 15-20 vermi, e tra cui ce ne sono fino a 30 vermi, dipende ovviamente dalla grandezza. Sì. Alessio, il coreano, che è l'esca più semplice, per cosa viene utilizzato? È un'esca praticamente polivalente, che si usa in tutte le discipline di pesca, dal surf casting, alla canna da riva, anche dalla barca. È un'esca economica, che attira tutti i tipi di pesci. Quindi, dalla boga alla spigola alla orata, sì. Tutto sì, quanto. Sì, sì. Quanto costa una scatolina di 15-20 vermi? Questa al momento costa 3,50€. Quella più grande invece? 4,50€. Allora dovete sapere che il coreano è un'esca ottima, tuttavia non attira così tanto il pesce come potrebbe farlo un'esca differente che costa però anche molto di più. Sì. La selezione lo andiamo a fare in base alla grandezza del verme e all'innesco che facciamo. Vedo un'altra differenza, ci sono dei coreani che sono in una scatola con delle alghe e alcuni invece che sono in una sorta di... Questa è carta bagnata. Ah, di carta bagnata. Qual è la differenza fra i due? Sostanzialmente, diciamo, il tipo di marca del verme, dell'importatore, diciamo, lui preferisce metterlo nelle alghe e alcuni pescatori preferiscono usarlo nelle alghe perché credono sia più naturale. Questi altri fornitori di esca lo tengono nella carta bagnata. Comunque il verme è lo stesso. Il verme è lo stesso, la durata a mio avviso è uguale. Un'altra differenza che io ho notato è il colore. C'è infatti il coreano rosso e il coreano verde. Sì. Quando sceglieresti uno, quando sceglieresti l'altro? Ah, guarda, per me è indifferente, però ci sono alcuni pescatori che hanno, diciamo, un po' più di fissazione per il colore del verme e altri no. In realtà quello che interessa realmente al pesce è l'odore che si sprigiona nell'acqua, l'odore, il sapore, il sangue che esce, i liquidi. Sono solo quella la grande differenza tra i vari tipi di verme. Passiamo poi a un'esca che in realtà è quasi dedicata ad un'unica specie, che è il bibbi. In realtà questa esca viene utilizzata ed apprezzata dagli sparidi in generale, dalle spigole e dall'orata, però principalmente viene utilizzata per pescare le orate da riva. Il bibbi che in realtà è un'esca che si trova anche in Italia, ma come tutte le altre viene comunque importata dall'estero. La scatolina costa circa 6 euro e ci sono dai 7 ai 12 vermi. La cosa fondamentale del bibbi è l'innesco, vero Alessio? Sì, sì, sì. Quando si innesca il bibbi bisogna stare molto attenti a non scoppiarlo e non fare uscire il liquido che c'è all'interno, altrimenti lui si svuota e chiaramente non va più bene. Ha una caratteristica fondamentale, è anche lui luminescente, anche di notte funziona bene, perché se vedi ha una livrea, diciamo, che è cangiante con la luce. Quindi volete andare a pescare le orate a surf casting e volete fare selezione rispetto ai pesci piccolini che vi vanno a mangiare l'esca? Un bel bibbi è la soluzione ai vostri problemi, però non aspettate una mangiata ogni 5 minuti. Bravissima. È un'esca che può durare anche una, due ore. Sì. E anche i branchi non gli vanno a rompere così tanto le scatole come possono farlo con altre esche, tipo come l'arenicola. Sì. E ora parliamo proprio dell'arenicola. Sì. Ragazzi, l'arenicola è l'esca che i pesci amano in assoluto. E anche se il verme è abbastanza sottile, la adorano tutti i tipi di pesce, perché comunque è un verme locale, abbastanza sanguinolento. Molto sanguinolento, anche lui ha delle livree praticamente cangianti ed è l'esca principe, la definirei, per le mormore. Il problema dell'arenicola è che costa tanto, costa tanto e i granchi ne vanno pazzi. Sì. Sia i granchi che tutti i pesciolini. Quanto costa l'arenicola, Alessio? Circa 7 euro lo scatolo. E ci sono? 6-7 vermi nelle confezioni, che va bene, se no anche 5-6 purtroppo. E ragazzi, Alessio vi farà vedere come andare a cercare i vermi. Ora gli lascio la scatola perché è molto importante, sì. Altrimenti se li rompete è finita, sì. E avete buttato i vermi. Chiaramente, Matteo, non bisogna scavare e tirare il verme, altrimenti lui si spezza. Bisogna, in questo caso c'è già un po' più di acqua, bisogna aggiungere un po' di acqua di mare e scuotere in questo modo la scatola.
Ok. Fino a quando i vermi non emergono. Una volta che emergono, vedi, stanno iniziando ad emergere. Ecco, lì esatto, li vedo. Si iniziano un po' a tirare fino a quando li prendiamo. Eccolo qua, vedi? Dove sì, sì. Eccolo qui, vedete? Loro creano una sorta di involucro, sì, con la sabbia bagnata, che poi piano piano dobbiamo andare a scansare. È fondamentale l'ago da innesco per poter innescare la renicola in maniera decente. Si innesca il verme intero o anche a pezzettini? Si può innescare anche a pezzettini se il verme è molto lungo. Questa si tratta di un'esca di importazione, quindi i vermi sono un po' più corti, però molto più duraturi nel tempo, se uno la deve conservare. La migliore renicola ce l'abbiamo in Italia ed è la renicola napoletana. Sono vermi molto più lunghi. L'unico problema è che ha una bassa durata nel tempo. Bisogna consumarla in 2-3 giorni da quando si acquista. Parliamo ora di un'altra esca molto particolare. Il nome sembra sardo, in realtà non lo è. È il Muriddu. Quanto costa una scatolina di Muriddu? Allora, il Muriddu oggi costa circa 7 euro. E quanti vermi ci sono dentro? Dagli 8 ai 12 vermi. Ti piace come esca? Per me, Matteo, è la migliore esca che c'è in commercio. Io la uso tantissimo in gara. È un'esca polivalente, molto più dura rispetto a tutte le altre esche. È molto coriaceo e mantiene bene sul lamo. E anche questa è un'esca molto sanguinolenta. Quindi è un'esca che fa selezione sul pesce piccolino. Sì. Ma quali pesci lo adorano più di tutti? Gli sparidi ne vanno molti. Quindi, anche qui, saraghi, sparlotti, orate e anche i grossi tordi, se lo vanno proprio a cercare, perché questo poi è un verme che in realtà dovrebbe venire dalla laguna di Veneta. In realtà se ne trovano sempre di meno e vengono tutti dal Portogallo. Questi in particolare sono importati, questo dalla Spagna e questo dal Portogallo, a seconda del marchio che lo importa. Parliamo poi di un'altra esca estremamente selettiva, l'americano, giusto? Purtroppo l'americano viene importato in questo periodo con delle problematiche dovute anche al conflitto che c'è, quindi le dimensioni sono piccole, pochi vermi e questa è diventata una delle esche più costose. E non arriva neanche sempre. Quanto costa? Adesso è arrivato a circa 7 euro lo scatolo e ci sono 4-5 vermi purtroppo. Purtroppo diciamo un'esca che sta un po' soffrendo questo periodo storico, ma è un'esca eccezionale per due tipi di pesci, spigole e orate. E dalla barca funziona anche molto bene per i pagelli. Sì. Come utilizziamo quest'esca, Alessio? Allora, l'americano va sicuramente innescato intero. Bisogna stare molto attenti all'americano perché oltre a avere un bel morso è anche orticante. Mi raccomando, innesco intero, quest'esca deve rimanere completamente piena di liquidi, perché se li perde rimane praticamente una calzetta vuota e non verrà più mangiato, non sarà più appetibile, così come l'esca intera. Siamo arrivati finalmente a parlare della mia esca preferita, il re delle esche, il verme di Rimini. Questa è un'esca mostruosa che costa tanto, però in realtà ci peschiamo tantissimo. Costa tanto, ma in proporzione con gli altri vermi non costa così tanto. Poi. Quanto costa al chilo? Al momento qui nella nostra zona si vende a 100 euro al chilo. Questa è un'esca che viene pescata da dei sub con delle trappole, con delle sarde, perché vive, diciamo, nella sabbia vicino agli scogli. Vicino agli scogli. Attenzione, vicino agli scogli ci sono i mostri, noi non lo sappiamo. Sì, all'acqua bassa anche. Ah sì? Sì, 3-4 metri d'acqua li troviamo già. E sono dei vermi che sono lunghi anche un metro e oltre. Anche un metro e mezzo, 2 metri, Matteo. Questo verme qui, che Alessio mi ha conservato apposta per il video, pesa circa 300 grammi. Sì, quindi è un verme di 30-35 euro, a seconda del peso. Sì. Alessio, non lo tocchiamo perché il rischio di spezzarlo è enorme, ma soprattutto questo verme dà dei morsi terrificanti. Sì. E vi manda all'ospedale. Sì, sì, sì. Però questa è un'esca estremamente dura, sì, che viene utilizzata per pescare da riva e dalla barca. Spiegaci un po', Alessio. Sì. Innanzitutto volevo specificare una cosa, Matteo. È vero che dà dei morsi terribili, però è un verme molto lento quando sta in cattività. Okay. Invece quando sta in natura è veramente un fulmine. Invece in cattività si trasforma il suo carattere, diventa più docile. E fin quando lo usiamo e lo tagliamo dalla coda, fino a 3-4 cm dalla testa, non c'è nessun problema. Bisogna solo stare attenti a non mettere il dito proprio lì vicino. Quando invece arriviamo agli ultimi 10 cm del corpo, io consiglio di tagliare la testa e buttarla via per non incorrere a morsi pesanti.
Alessio, io ho parlato dell'utilizzo da riva, in realtà il vero rock fishing si fa anche con quest'esca, tagliata a tocchetti con il filo elastico, di notte per pescare i saragoni e per pescare le occhiate. Ma si usa anche dalla barca. Sì, dalla barca questo verme è molto apprezzato per la pesca a bolentino, sia di giorno ma soprattutto di notte. È luminescente, ha dei riflessi che con, se c'è un po' di luna, vengono, i pesci li vedono a molta distanza, ma soprattutto è sanguinolento. Chiaramente questo verme va innescato a tocchetti. Una volta fatto dei tocchetti di 2-3 cm a seconda della dimensione dell'amo, e continua a muoversi per molto tempo e emana del sangue piano piano, infatti è sanguinolento. Questa cosa i pesci impazziscono chiaramente. Perché la sentono, è un odore chimico che loro sentono a decine se non centinaia di metri. Sì, sì. Come si conserva il verme di Rimini? Il verme di Rimini chiaramente è un'esca marina, va conservato in acqua di mare. La temperatura ideale è 16-18 gradi. Okay. Quindi una volta acquistato nel negozio, il pescatore lo dovrebbe mettere se ha una cantina, un garage e soprattutto al buio. Soprattutto al buio perché? Perché lui, essendo al buio, si muove molto meno e fa meno fatica a respirare. Ok. L'acqua va cambiata soltanto quando si sporca, cioè quando cambia di colore, diventa un po' più marroncina. Il verme di Rimini d'estate può durare una settimana, due settimane, ma d'inverno io ho clienti che l'hanno conservato anche per 4-5 mesi. Ma quando cominciamo a tagliare dei pezzettini dal verme di Rimini, lui li rigenera? Sì, certamente. Una volta che viene tagliato fino a un certo punto, gli spunta una piccola coda e piano piano si rigenera da solo. Ma gli va dato da mangiare in 3-4 mesi? Cosa? Sì, dei pezzi di sarda. Io ho dei clienti che gli hanno dato da mangiare e sono anche ingrassati per vermi di Rimini, te lo giuro. Ma è incredibile questo. Mi raccomando, quando lo maneggiate, maneggiatelo con molta cura, perché vedete, io ora lo sto prendendo, però se lo stressiamo, lo prendiamo dalla coda, lui si spezza. È vero che il verme non morirà, però la parte spezzata ovviamente andrà in putrefazione se non lo utilizziamo. Okay. Quando il verme muore, lo possiamo tagliare a pezzi, metterlo sotto sale e congelarlo. E possiamo comunque utilizzarlo. Alessio, vedo che tu mi hai portato una boccettina con uno spruzzino. Sì. Cosa c'è là dentro? Qui dentro c'è dell'acqua dolce, Matteo. E questo è un piccolo segreto che non tutti sanno. Infatti questi vermi, anche se sono marini, quindi sono impregnati di acqua salata, quando noi li andiamo a conservare per un po' di tempo, l'acqua salata tenderà ad asciugarsi, rimane quindi il sale. Se li bagnassimo con dell'acqua salata aumenteremmo la salinità e il verme morirebbe. Invece, utilizzando dell'acqua dolce, andiamo a sostanzialmente integrare l'acqua che è evaporata e il verme quindi trova la giusta salinità. Dove li conserviamo? Se andate a mare è necessaria una borsa figo o metterli comunque all'ombra. Nell'iglu. A casa sarebbe ideale una cantina o un frigo se la temperatura non è troppo bassa, perché altrimenti rischiate di congelare sostanzialmente il verme. Lo scomparto più basso del frigorifero è quello ideale, sempre se vostra moglie non vi becca, perché la mia mi fa un mazzo così. Sì, è vero. Alessio, io ti ringrazio, ci hai fatto una panoramica fantastica sulle esche. Beh, ovviamente Alessio, che c'ha un cuore d'oro, lo dico sempre, sta qui in negozio, vi aspetta. Se voi venite gli potete chiedere qualsiasi consiglio sull'ago da utilizzare, sul verme da comprare per quella tecnica, ma soprattutto anche sugli ami, perché a seconda del verme è necessario utilizzare un amo piuttosto che un altro. L'amo è importante e va in funzione dell'esca, non del pesce. Avete capito, ragazzi? Perché tanto con un amo piccolo possiamo pescare un pesce enorme. Bravo. E tra virgolette, non viceversa, ma quasi. Solo alcuni pesci fanno eccezione, ma sono i tonni, sono le lerciole, pesci potenti dove serve comunque, ma anche lì l'amo va in funzione dell'esca. Certo. Possiamo utilizzare un zuccherello così con un amo così grande. Certo. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, venite a trovare qui Alessio a Lecce. Ci vediamo alla prossima, ciao!